Perché dal pulpito? Perché per due motivi. Uno, perché onestamente è più difficile, no? Stare lì, parlare, prendono di meno, no? Se si parla all'orecchio. E due, perché vogliamo cogliere l'occasione per divulgare la parola anche via internet in inglese. So we are going to translate from here because it's easier, and then whispering sometimes it takes more time, it's a little bit disturbing, and also then we can release this message on the internet in two languages, so we take this opportunity. Nelle ultime due riunioni io ho predicato qui con la traduzione. In the two last meetings we translated here having the translation. Alcuni mi hanno contattato per dire che hanno ascoltato la parola. Some people got in touch with me and told me that they had listened to the translation. E sono stati benedetti dalla parola del Signore. And they were blessed by the word of God. Allora, visto che c'è questa occasione, vogliamo approfittare. So since we have this opportunity here, we want to just seize it and take it. È successo a me domenica scorsa. It happened to me also last Sunday. Ci trovavamo in Svezia. We were in Sweden, e ovviamente parlavano svedese. And obviously in church they all talked Swedish. E io non capivo nulla di svedese. And I do not understand a word of Swedish. Per me era ostrogoto. It was like Ostrogoth for me. E quindi, ma grazie al Signore c'era l'interpretazione in inglese. But thank God there was a translation into English. E quindi ho potuto godere della parola predicata. So I could enjoy myself the word being preached. Anche questa è una forma di dare. And this is also a form of giving. Io so che è più facile ascoltare la parola direttamente nella propria lingua. I know it's easier for people to listen to the word being preached directly in their language. E alcuni trovano come un ostacolo il fatto che c'è una interruzione per la traduzione. And for some people it is an obstacle that there is translation interrupting the word each time. Ma noi vogliamo dare, amen. But we want to be giving. E mentre diamo riceviamo. And as we give we receive also. E poi vogliamo essere una chiesa per il mondo. And we want to be also a church open to the world. In modo che la parola arriva oltre i confini. So the word can go beyond borders. Bene, la parola di questa mattina io l'ho intitolata Torna a casa. The word this morning I entitled this Go Back Home. Erano diversi giorni che il Signore mi parlava del figliuol prodigo. For days I heard the Lord talk to me about the prodigal son. Era come se ci fosse un ritornello. As if there was, you know, a music in my head. Poi c'era un foglio di alcune riunioni fatte l'anno scorso. And then I found some sheets of paper of a meeting we had last year. E i fratelli avevano fatto un invito indicando i passi per ritornare a casa. And the brothers on that sheet had indicated some steps to follow to go back home. E poi parlavo con Sandra. And then I was talking to Sandra. E Sandra ha citato alcune cose del figlio prodigo. And Sandra told me some things about the prodigal son. Ed è come se il Signore ha messo insieme tutte queste cose per dire devi parlare di questo tema. It's as if the Lord was putting all these things together to tell me on Sunday you have to give that message. Ora tutti quelli che vanno in chiesa sanno cosa è la parabola del figlio prodigo. And all the people attending church know exactly what the parable of the prodigal son is about. E spesso le persone quando pensano al figlio prodigo pensano o a persone del mondo non salvate. And the people usually when they hear about the prodigal son they think about people of the world that are not yet saved. Oppure a persone che hanno lasciato la chiesa per qualche motivo. Or they think about people who have left the church for some reason. E di certo entrambe le applicazioni possono essere vere. And both cases are true. Ma io mentre riflettevo ho capito che il Signore vuole parlare a tutti noi. But as I was really meditating on it, I realized that the Lord wants to talk to each one of us. Innanzitutto un messaggio rivolto ai figli. First of all, it is a message aimed at children. E noi crediamo che figli non si nasce, figli di Dio non si nasce, si diventa. And we believe that you are not born children of God, but you become children of God. In effetti, questo non è un messaggio evangelistico per chi non è salvato. This is not an evangelical message for people who are not yet saved. Ma questo è un messaggio per noi che siamo figli di Dio. But this is a message for us who are already children of God. Ci sono figli di Dio qui in mezzo a noi. Are there children of God here? Allora il messaggio è per noi. So the message is for us. Ed era come se il Signore dicesse molti hanno limitato il significato di questo messaggio. And it's as if the Lord was telling me many people have
limited the meaning of that message. Perché il messaggio è per i figli. Because the message is for children. E infatti la storia comincia proprio con questa frase: un uomo aveva due figli. The story begins like this: a man had two sons. Ora, l'essere figli è uno status. To be a son is to have a certain status. In pratica, perché si è figli si ha dei diritti. If you are a son, you have specific rights. E perché si è figli si hanno delle dinamiche, delle relazioni. And if you are a son, there are some dynamics, some relationships going on. Perché si è figli ci sono dei legami con il padre, con gli altri figli. If you are a son, there are relationships not only with the father but also with the other children. Quindi quest'uomo aveva due figli. So this man here had two children. Entrambi i figli avevano gli stessi diritti. And both children had the same rights. Entrambi i figli avevano la stessa identità. Both sons had the same identity. Entrambi i figli potevano avere la stessa relazione col padre. Both sons could have the same relationship with the father. Entrambi i figli avevano un ambiente nel quale vivere allo stesso modo. Both children had an environment in which they could live the same way. E questa relazione è importante. And this relationship is very important. La relazione tra il padre e i figli. The relationship between a father and his sons. Ma anche la relazione tra figli e figli. But also the relationship between one son and the other. Perché una relazione col padre che non abbia poi una non generi poi una relazione con i fratelli è una relazione alterata. Because if there is a relationship between a father and a son and no relationship between the son and his brother, then the relationship is altered. Da stamattina stiamo parlando di famiglia. This morning we are talking about family. Cos'è la famiglia? What is a family? Non è un ambiente asettico privo di problemi. It is not an aseptic environment where there are no problems. Non è un ambiente perfetto. It is not a perfect environment. Ma è un ambiente vitale. But it is a vital environment. È un ambiente dove ci sono scambi. It is an environment where there are exchanges. È un ambiente dove ci sono relazioni. It is an environment where there are relationships. È un ambiente dove succedono cose. It is an environment where there are things happening. È un ambiente dove ci sono attività. It is an environment where there are activities. È un ambiente dove ci sono relazioni, come ho già detto. It is an environment where there are relationships. Ma anche emozioni, but also emotions di ogni tipo, of any kind. È casa, è famiglia. It is the home, it is the family. Ovviamente la relazione dei figli col padre è la relazione portante. Obviously the bearing relationship is the one between the father and the sons. E quando dico padri, qui perché parliamo di Dio ovviamente. And when I say father, obviously here we are talking about God. Ma parlando della famiglia nel senso letterale, parliamo di padri e madri, di genitori. But in general we are talking about a family and the relationship between the children and the parents. Sapete, in inglese suona meglio. In English it rings better. C'è una parola parent che significa appunto genitori. The word parent in English means parent. Ma purtroppo in italiano genitore dà l'idea solo di uno che genera. In Italian the word genitore gives the idea of someone who has generated something. Ora, generare figli è una cosa gloriosa, meravigliosa. To generate children it is a glorious thing, obviously. Ma essere padri e madri è una cosa diversa. But to be a father and to be a mother is a totally different Dio thing. Dio non vuole essere un genitore per noi. God doesn't want to be someone who has generated us only. Dio vuole essere nostro padre. God wants to be our father. Dio vuole essere il nostro mentore. God wants to be a mentor. Dio vuole essere il nostro amico. God wants to be our friend. Dio vuole avere una interazione con noi. God wants to have interaction with us. E Dio vuole essere la nostra copertura. And God wants also to cover us. Dio vuole essere la nostra identità. God wants to be our identity. Dio vuole essere la nostra protezione. God wants to be our protection. È molto bello essere figli di Dio. It is very beautiful to be sons of God.
children of God. È molto più bello che solo essere stati generati da Dio. It is more beautiful than having been only generated by God. Dio è un Dio di generazione. God is a God of all generations. Ma Dio è anche un Dio di relazione. But God is also a God of relationships. Dio ama avere relazione. God loves to have a relationship with vuole us. Interagire con noi. He wants to interact vuole with darci. Us. He wants to give. Tutto quello che lui ha. Everything he has. E ricevere quello che noi abbiamo. And he wants to receive from us what we have. E quando lui riceve quello che abbiamo. And when he receives what we have. Egli lo moltiplica e ce lo restituisce. He multiplies it and he gives it back to perché us. Perché Dio è un Dio di moltiplicazione. Because God is a God of multiplication. Ma non ci può essere moltiplicazione se non c'è questo dare e ricevere. But there can be no multiplication if there is not in the beginning a giving and a receiving. E si può dare e ricevere solo in un ambiente dove c'è relazione. And you can only give and receive in an environment where there are relationships. Sapete, noi viaggiamo, quando viaggiamo torniamo a casa. As we know, as you know, we travel, and when we travel, we go back home. Noi è come se sentiamo che siamo tornati a casa. And we really feel that we have come back. Non home. Solo perché vediamo che stiamo a casa. Not only because we see that we ma are perché home, riconosciamo l'ambiente. But also because we recognize the environment. Gli odori della casa. We recognize the smells of the house. E anche le interazioni che avvengono nella casa. And also the interactions taking place within the house. Perché torniamo a casa. Because we are back home. Torniamo in famiglia. We are back into the family. Dite con me famiglia. Say with me family. E voglio che le nostre sorelle non si spaventino, non parliamo della mafia qui. And we are not talking about mafia here, so do not be scared. La famiglia. When no. You hear the word the family in la Italy. La famiglia nel senso vero del termine. When I say family, I really mean it in the real meaning of the word. Quel luogo dove c'è il padre. The place where there is a father. E ci sono anche i fratelli. Where there are brothers. Quando si torna a casa si trova mamma e papà e i fratelli. When you go back home you find mother and father and the brothers and sisters. E anche quei fratelli con i quali ci sono stati momenti di difficoltà. And even those brothers with whom you had some moments of difficulties. Sono sempre fratelli. They are always brothers. Io vedo anche i nostri gattini, ma pensano così. I see that even our little cats think the same way. Voi li vedete litigare dopo un po', li separate appena ritornano insieme cominciano a toccarsi. They are fighting and suddenly you pull them away and they come back together and they start cuddling. E magari dicono tra di loro guarda questo papà e mamma ci hanno separati, perché and l'hanno fatto? Maybe they even say while they are fighting and we pull them aside, why mom and daddy have separated us? Perché sono legati, è famiglia. They are linked together. It is family. Dite con me famiglia. Say with me family. Ma sapete la parola famiglia in inglese è home. In English there is a word that says the family. It is the word home. Che significa anche casa. That means the house, but ecco also the family. Perché dico il titolo torna a casa. That's why in my title I said the message is about come back home. La casa non è la struttura fisica. The house, the home, is not a physical structure. La casa è l'ambiente. The home is the environment. È l'atmosfera. It is the atmosphere. È l'interazione. It is the interaction. È la famiglia. It is the family. È la relazione. It is the relationship. È lo scambio. It is the exchange. È il dare e ricevere. When you give and you receive. È il piangere e il ridere. When you cry and you laugh. È l'abbracciarsi. When you hug. È il comunicare. When you communicate. È il raccontare. When you tell stories. È il chiedere aiuto. When you ask others for chiedere help, aiuto, condividere i propri pesi. You ask for help and you share your burdens. Quando voi avete dei pesi, dei problemi. When you have burdens, when you have problems. Se avete una casa funzionale. If your house, your home is a functional home. A chi andate a raccontare queste cose? To whom are you going to say what's going on? A vostro marito, a vostra moglie. To your husband, of course, your wife. Ai vostri figli, ai vostri genitori. Your children, your parents. Io vedo Joshua e Valerio, benché uno sta da una parte e uno dall'altra per il lavoro. I see that Joshua and Valerio, even though they are separated, one on one side and the other on the other side for work quando reasons. Quando parlo con uno di loro, mi dicono, sai, come ho detto a Joshua questo, questo e questo. Già si erano parlati. When I talk to one of them, they say, oh, it's just like I said to Joshua.
Joshua. So I realized they talked together. Perché essere famiglia significa questo. Because to be a family it means to share. Dite con me, condividere. To share, say it with me. Fate un bel sorriso però, eh. Smile please. Non sto dicendo che dovete condividere i vostri averi con me, non vi preoccupate. I'm not saying you have to share your goods with me. Ah, condividere, dite con me, condividere. Share. Condivisione. Sharing. La famiglia è condivisione. The family is a place of sharing. Un uomo aveva due figli. A man had two sons. Ma uno dei due figli, but one of the two sons, disse al padre, said to the father, dammi la parte dei beni che mi spetta. Give me my inheritance. Dice in inglese inheritance, cioè ciò che mi spetta, ciò che è mio diritto. In English it says inheritance, so it means something that is mine by right. Allora c'erano due figli. So we have two sons, stesso padre, the same father, ma due atteggiamenti diversi. But two totally different attitudes. Uno dei due figli non chiede nulla. One of the two sons doesn't ask for a thing. Un altro invece chiede ciò che gli spetta. And the other one asks what is his. E lui chiede ciò che era suo diritto. He asks actually what was his right. Quest'uomo doveva essere un uomo molto ricco. Probably this man was a very rich man. E quindi questo ragazzo giovane ha pensato, se papà mi dà ciò che mi spetta, io sto a posto per la vita. And this young man probably thought, if this father of mine gives me what is my share, my inheritance, I will be fine for the rest of my life. E non c'è niente di male a desiderare ciò che ci spetta. And there is nothing wrong in wanting to receive what is yours. Ma il problema qui è che questo giovane si è preso quello che gli spetta e ha lasciato la casa. But the problem here is that this young man took what was his and he left the home. Dì al tuo vicino non lasciare la casa. Tell your neighbor, don't leave the home. Cos'è la casa? What is the home? La famiglia. The family. Le relazioni. The relationships. Lo scambio. The exchange, l'affetto, the affection, l'amore, the love, eccetera, eccetera, eccetera. Quest'uomo era più interessato a ciò che gli spettava che non alle relazioni. The man here, the young man, was more interested in what was his share than in the relationships. E dice che pochi giorni dopo il figlio più giovane raccolse ogni cosa, se ne andò in un viaggio in un paese lontano. It says here, a few days later, this younger son packed all his belongings and moved to a distant land. Cosa è successo a questo ragazzo? What happened to this young man? L'amore per i diritti della casa ha superato l'amore per la casa. The love for the rights of the home was above the rights, or the love rather for the home. Quando il Signore mi ha parlato di questo ieri e l'altro ieri, when God spoke to me about this message yesterday or the other il day, il cuore del messaggio era sintetizzato in questo. The heart of the message was very simple. Non lasciare la casa. Do not leave your home. E se lo hai lasciato, torna a casa. And if you have left the home, go back home. Il problema non è quello che è successo dopo. The problem is not what happened to him. Quello che è successo dopo è la conseguenza dell'aver lasciato la casa. What happened to the young man afterwards is a consequence of what he had done. That se voi andate avanti con leave la home. Se andate avanti con la lettura, vedete le conseguenze. If you go ahead with the reading, you see exactly what happened afterwards. Per un po' di tempo lui stava bene. For some time he was doing fine. Perché aveva tutto ciò che era suo diritto. Because he had everything that was his right to have. Ma non aveva nessun tipo di legame con la fonte dei suoi diritti. But he had no more relationships with the source of his rights. Perché aveva quei diritti? Why did he have those rights? Perché to start c'era with? Una relazione. Because there was a relationship. Perché c'era un'identità. Because there was an identity. Lui era figlio di quella persona. He was the son of that man. Era fratello di quell'altra persona. He was a brother of this other young man. E quindi era coerede. So he was co-inheritance. Era erede e coerede. It was an inheritance, but also a co-inheritance. E questo è molto importante. And this is very important. Perché la sua eredità lo legava al padre. Because this inheritance linked him to his father. Ma la sua coeredità lo legava al fratello. But the co-inheritance linked him to his brother. Mi state seguendo? Are you following me? E lui cosa ha fatto? Lui si è concentrato sulle cose. So what did he do? He focused his attention on the things.
che erano il frutto della relazione, that were actually only the fruit of the relationship, ma ha ignorato la relazione, and he totally ignored the relationship. E io credo che il Signore mi ha parlato stamattina and in particolare, I believe that God spoke to me in particular this morning, perché questo è un rischio della Chiesa di oggi, because this is a risk for the whole church today. Molti pensano questo messaggio non è per me perché io non ho mai lasciato la Chiesa. Many people would think, okay, this message is not for me because I never left the church. Ma vedete, la casa non è la chiesa. But you know what? The church is not the home. La casa è la relazione. The home is to have a relationship. Ovviamente la chiesa è importante. Of course the church is important. Perché è nella chiesa che si esplicano queste relazioni. Because it is in the church that you develop those relationships. Ma quante persone vanno in chiesa ma non hanno relazione? But there are so many people going to church but they have no relationship. E oggi il rischio è molto elevato. And today the risk is very high. Perché noi viviamo in una società disgregata. Because we live in a very separated, disgregated society. Perché i figli non sanno quello che fanno i padri. Because the children do not know what the fathers are doing and the fathers do not know what the children are doing. E le madri, i padri non sanno quello che fanno i figli. And the parents do not know what the children are doing. E quindi non sono una casa. So there's no home. Ma dice questa parola che bisogna tornare a casa. Dì al tuo vicino, torna a casa. But this word tells us go back home. Tell your neighbor, go torna back alle tue home. Relazioni. Go back to your relationships. Perché la tua eredità è legata alle tue relazioni. Because your inheritance is linked to your relationships. E l'eredità prima o poi si esaurisce se non è mantenuta la relazione. And the inheritance sooner or later will finish if it is not sustained by relationships. Guardate, il papà di questo ragazzo non era morto. The father of this young man didn't die. Ora immaginate che questo papà era un uomo d'affari. Imagine this man was a businessman. E aveva tante risorse economiche. And he had so much money or economic resources. Era molto ricco. He was very rich. Aveva tutto quello che poteva servire. He had everything he needed. Ma nel tempo le sue ricchezze crescevano. But with time his riches would grow. E c'erano tante altre cose che i figli potevano ereditare. And there were more things that the children could inherit. Se fossero restati in casa. If only he had stayed home. Ma questo giovane ha deciso di prendersi quello che aveva a quel momento, quello che gli spettava e rompere le relazioni. But this young man decided to take what he had in that moment, to take it with him and to break the relationship. E per un po' di tempo ha funzionato. And for some time it worked fine. Io me l'immagino questo giovane. I imagine this young man. Andava nei bar e offriva a bere a tutti. He was probably going to bars and paying for drinks for everybody. Magari faceva anche delle opere buone. Maybe he was also doing some good works. Per strada incontrava persone povere, dava loro da mangiare. Maybe he was meeting poor people on the street and giving perché them food to eat. Perché lui aveva ereditato ciò che gli spettava. Because he had inherited what was his. Ma in questo mondo nulla è per sempre. But in this world nothing is forever. Tutto si esaurisce. Everything has an end. Tutto viene ad una fine. Everything comes to the end. E allora questo ragazzo non ha capito che non doveva interrompere la relazione con la fonte della sua eredità. And this young man did not really understand that he did not need to interrupt the relationship with the source of his inheritance. E la Bibbia ci dice cosa è successo. And the Bible tells us what happened. Un giorno la sua eredità si è esaurita. One day the inheritance finished. Di al tuo vicino non ti legare alle cose. Tell your neighbor, do not be attached to things. Perché le cose finiscono. Because things can finish. E quando parlo di cose, non parlo solo di cose necessariamente fisiche. And when I talk about things, I'm not necessarily talking about physical things. Molti stanno a casa con Dio per la salute. Many people stay at home with God for their health only. Per la provvidenza. To be protected. Per la protezione. To be provided for. E tutto questo è parte dell'essere famiglia. And of course all this belongs to the idea of being a family. Ma non è la famiglia. But it is not family. Io ho la protezione di papà perché sono suo figlio. I have
have daddy's protection on me because I am his son. E se io continuo ad avere la mia relazione di figlio, and if I continue having this relationship with my daddy, lui mi proteggerà. He will continue lui protecting me. Lui provvederà i miei bisogni. He will provide for my lui needs. Lui mi darà la sua eredità. He will give me his inheritance. Ma il problema è che questo ragazzo era concentrato sulle cose. The problem here is that this young man was focused on the things. E le cose sono finite. And suddenly the things finished. E andò con le prostitute. And he went with prostitutes. E rimase senza nulla. And he was left with no money. E andò a finire in un luogo dove si allevavano maiali. And he ended up in a place where pigs were being raised. Ora voglio che capiate che nella cultura ebraica i maiali hanno un significato molto importante. And I want you to understand that in the Judaism the pigs have a very specific meaning. Il maiale è un animale impuro. The pig for the Jews is a very impure e i giudei animal. Non, ai giudei non era permesso mangiare maiale. And it was not allowed for Jews to eat pigs. Quindi un allevamento di maiali era un allevamento che non rientrava perfino nella mentalità di un ebreo. So this pig place was not even something to contemplate in a Jew's mentality. Quindi non solo questo giovane aveva lasciato la casa. So not only this young man had left his home. E la sua identità di figlio. And he had left his identity of a son. Ma aveva perso perfino la sua nazionalità. But he even had lost his nationality. Era probabilmente andato in una casa di persone straniere. He probably had ended up in the house of some foreigners. E mentre allevava i maiali. And while he was there looking for. Mentre viveva una vita impura, taking care of pigs, having an impure life, non gli era neanche permesso di mangiare il frutto di quella impurità. He was not even allowed to eat the fruit of that impure life. Voi sapete che i maiali mangiano le ghiande delle querce. As you know, i semi delle querce. Eat the oak fruits. Okay. E quindi, ma neanche quello poteva mangiare. But he could not even eat that. Lavorava. He per was nulla. Working. Per nulla. For nothing. Fratelli, quando si lascia la casa. Brothers, when we leave the home. Non importa quello che facciamo. It doesn't matter what we do. Non avremo mai quello che vale la pena di avere. We will never have what is worth working for. È solo la relazione che ci dà ciò di cui abbiamo bisogno. It is only a relationship with God that can give us what we need. E questo giovane per diverso tempo ha vissuto in questo modo. And this young man for some time lived that way. Ma dice una versione che un giorno tornò nella sua mente. And there is one version of the Bible that says that one day he came back to his senses. Un giorno si fermò a ragionare. One day he stopped and he started to think about all this. Dì al tuo vicino, rifletti. Tell your neighbor, think about all la vita va veloce. The life runs very questa quick. Settimana è volata. This week just flew away. Questo mese è volato. This month flew away. Questo anno è volato. This year flew away. Questa vita vola. This life flows il tempo away. Scappa via. The time runs away. Fermati a riflettere. But stop and think. Molti cristiani perdono la loro relazione col Signore. Many Christians lose their relationship with God. E non hanno tempo di riflettere. And they don't have time to think. E girano a vuoto, girano, lavorano. And they run, they work. Lavorano con la forza dell'eredità che si sta esaurendo. They work with the strength of their inheritance that now is really diminishing. Ma il Signore dice torna a casa. But God is saying go back home. Torna ad avere una relazione. Go back to having a torna relationship. A riprenderti il tuo status. Go back to your status. Ricordati chi sei. Remember who you are. Ricordati a quale famiglia appartieni. Remember to what family you belong. Ricordati chi è tuo padre. Remember who your daddy is. Ricordati chi sono i tuoi fratelli. Remember who your brothers are. Torna a casa, dice il Signore. Go back home, e questo, says God. Questo ragazzo tornò in sé. And this young man came back to his senses. E disse perfino i servi a casa di papà non gli manca nulla. And he said even the servants in my father's house lack nothing. Perché mio padre è un buon padre. Because my father is a good father. Dì al tuo vicino, Dio è un buon padre. Tell your neighbor, the father, God is a good father. Egli dà cose buone ai suoi servi. He gives good things to his servants. Ma io sono più che un servo. But I am more than a servant. Io sono un figlio. I am a son. Io ho dei diritti. I have rights.
Io ho una relazione. I have a relationship. Torna a casa. So go back home. E prese una decisione. And he took a decision. Molte persone fanno delle riflessioni che non diventano mai delle decisioni. Many people they think they have reflections in their head but they never take a decision. E il tempo passa. And time goes away. Una cosa ho pensato ieri. And yesterday I was thinking about non è una grande rivelazione, molto semplice. It is not a big revelation but it is very simple actually. Ma riflettevo su questo che il giorno di ieri non ci appartiene più. I was simply thinking about the fact that yesterday does not belong to us anymore. Ogni attimo lo dobbiamo vivere. Every moment we need to live it. Perché quell'attimo non tornerà mai più. Because that moment that just passed will never come back. Noi non dobbiamo dedicare il tempo alle cose che non valgono. We should not dedicate our time to things that are worthless. Una delle cose più preziose che abbiamo è il tempo. One of the most precious things we have is our time. Oh, quell'uomo disse: cosa sto facendo qua io? And that man said suddenly, what am I doing here? Sto perdendo il mio tempo. I'm wasting my time. I giorni passati qui io l'avrei potuto passare a casa di papà. The days I'm spending here I could have been home with my father. E prese una decisione. And he took a decision. Dì al tuo vicino, prendi una decisione. Tell your neighbor, make up your, take a decision. Presi una decisione. He took a decision. Dice una versione, egli prese una risoluzione. A version says he made up a resolution. Cioè preso una forte decisione. So he took a strong decision. Io tornerò a casa. I will go back home. Ed è bello perché dice io tornerò da mio padre. And he says I will go back to my father. Non dice tornerò nell'edificio dove vive mio padre. He didn't say I will go back to the house of my father. Io tornerò da papà. He said I will go back to daddy. Torna papà. Go back to daddy. Perché papà ti sta aspettando. Because daddy is waiting. Torna for you. Papà. Go back to daddy. Perché perfino tuo fratello dovrebbe stare ad aspettarti. Because even your father, your brother should be there waiting for you. E lui prese la decisione. And he took a decision. E disse ecco cosa farò. And he said this is what I will do. Tornerò da mio padre. I will go back to my father. E gli dirò. I will tell ho him, peccato contro te papà. I sinned against you, father. Ora però non sono degno di essere tuo figlio. And now I'm not worthy to be your son anymore. Prendimi come uno dei tuoi servi. Take me as one of your servants. E ti servirò tutti i giorni and della mia vita. And I will serve you all the days of my life. E lui si avviò verso casa. And he was walking towards home. E mentre ancora si avvicinava a casa. And as he was walking and he was still far. Il padre lo guardò da lontano. The father saw him from a distance. E gli corse incontro. And the father started to run. E lo abbracciò. And hugged him. E lo baciò. And kissed him. E lo ribaciò. And kissed him e lo baciò. E lo ribaciò. E lo baciò. E lo ribaciò. And kissed him again. Il bacio è una forma estrema di intimità. The kiss is actually a very extreme form of intimacy. È una trasmissione di relazione di emozioni. It is the transmission of a relationship and of emotions. E pianse. And he cried oh, also. Oh, che questa mattina qualcuno possa vedere papà piangere. I pray that this morning somebody Alleluia. Could see the father crying. È un pianto di gioia. It is a cry of joy. È un pianto di trionfo. These are tears è of un triumph. Pianto di entusiasmo. These are tears of enthusiasm. È un pianto di vittoria. These are tears of victory. Perché questo figlio era perso e stato trovato. Because this son was lost and he was found. Era morto ed he è tornato dead, in vita. And now he has come back to life. E quindi il padre gli va incontro. So the father runs to him. E a differenza di quello che il figliuolo si aspettava. And of course it was very different from the scenario the son was expecting. Perché il figliuolo si aspettava che la relazione cambiasse. The son was actually expecting for the relationship to have changed. Cosa mi posso più aspettare da mio padre? What else can I wait from my father? Un salario. Maybe a salary. È un salario in genere è fisso. A salary is something that is fixed. Allora non c'erano i sindacati. In those days there were no trade unions. Ti prendi quello che ti spetta. You take what you deserve. Mangi. You eat. Lavori. You work. E dormi. And you sleep. Ma non hai nessuna relazione. But you have no relationship with non the hai boss. Nessuna intimità. You have no intimacy. Non hai nessuna comunicazione col padre. You have no communication with the father. La chiesa di oggi è piena di servi e povera di veri figli. The church today is
full of servants and lacks true sons. Io posso servire Dio. I can serve God. Ma se non sono un figlio, resto solo un servo. But if I am not a son, I only stay and be a servant. E un servo non ha diritto all'eredità. And a servant has no right to the inheritance. E soprattutto non ha diritto alla relazione. And a servant, above all, does not have the right to have a relationship. Non c'è scambio. There is no exchange. E io vorrei che capiate che la relazione non è importante solo per l'eredità. And I want you to understand that the relationship is not only important for the inheritance. La relazione è importante per l'identità. The relationship is important for the identity. Non solo per la eredità. Not only for the inheritance. Quando tu hai una relazione col padre, when you have a relationship with the father, tu ti identifichi col padre. You identify yourself to the tu father. Tu acquisisci i connotati del padre. You actually take on you the father's connotations. Tu diventi come tuo padre. You become like your father. Il mondo ha bisogno di una chiesa figlia di Dio. The world needs a church that is full of sons and daughters of God. Una chiesa composta di figli che ricordano nell'immagine e nelle caratteristiche il padre. A church that is filled with children that Amen. Remember in their characteristics who the father is. C'è un detto, tale padre, tale figlio. There is a proverb saying, as a father is, then the son Perché will be. Perché tale padre, tale figlio? Why, as a father is, the son certo, will be. Certo, per i geni. Of course, there is a genetic Ma per il carattere. Aspect, but also a characterial I geni aspect. Vengono, i geni vengono dall'essere generati. The genes come when you are generated by Il carattere someone. Viene dall'avere una relazione. But the character comes by having a relationship. Dì al tuo vicino, torna a casa. Tell your neighbor, go back home. Torna ad avere quella relazione intima con papà. Go back to having that intimate relationship with daddy. Abbraccia papà. Hug daddy. Non solo quando sei tornato dal tuo viaggio lontano. Not only when you come back after having traveled for a long time. Ma vivi abbracciato a papà. But live your life hugging daddy. Vi ricordate Giovanni, uno dei discepoli? You remember John, one of the disciples? La differenza tra Giovanni e gli altri discepoli qual era? The difference between John and the other disciples, what was it? Dice che Giovanni era il discepolo che Gesù amava. It is said of John that he was the beloved of Jesus. Allora qualcuno può dire allora non amava gli altri. And somebody could say, well, what does it mean? Didn't he love the others? Era che tra Gesù e Giovanni c'era una relazione più intima. It simply means that between Jesus and John there was a more intimate relationship. Perché c'era questa relazione? Why was there a more intimate Perché Giovanni viveva la presenza di Gesù. Because John was living in the presence of Jesus. Gesù, Giovanni appoggiava il suo capo sul petto di Gesù. John was the type of disciple leaning his head on Jesus. Giovanni era abbracciato a Gesù. On Jesus, he was hugging Jesus. Dì al tuo fratello, alla tua sorella, abbraccia Gesù. Tell your neighbor, hug Jesus. Vive alla presenza di Gesù. Live in the presence of Vive Jesus. Alla presenza di Dio Padre. Live in the presence of God. Abbi una relazione attraverso lo Spirito Santo col tuo Padre Celeste. Have a relationship through the Holy Spirit with your Heavenly Father. Spendi tempo con Dio. Take time in God's presence. Per parlare con Dio. Talk to Him. Molti parlano di Dio ma non parlano mai con Dio. Many people talk about God but they never talk to God. Le persone che parlano solo di Dio ma non parlano a Dio non conoscono Dio. The people who only talk about God but never talk to God are people who do not know God. E se non conoscono Dio non possono parlare di Dio. And if they do not know God they cannot talk about Perché God. Perché se io parlo di Dio ma non ho le caratteristiche di Dio. But because if I talk about God and I do not have the characteristics of God, la gente non vede Dio in me. People will not see God through me. E allora il mio cristianesimo non è efficace. And my Christianity will not be efficient. Ma se io sono stato con Dio, but if I spend time with God, ho parlato con Dio, if I talk to God, quando vado a parlare di Dio, when after I go out and talk about God, quello che dico di Dio si vede dalla mia vita. What I say about God, people can see it through my life. E la gente conosce Dio. And people then will get to know God too. Dio,
torna a casa. Tell your neighbor, go back home. Torna ad una relazione con Dio Padre. Go back to having a relationship with God the Father. Quest'uomo tornò dal padre. So this man went back to his father. Il padre lo abbracciò, lo baciò. And the father hugged him, kissed him. Lo ribaciò. And kissed him again. Lo spogliò dei vestiti sporchi. And he took all the dirty clothes off his back. Probabilmente lui aveva già lavati i vestiti. Probably he had already washed his clothes. Ma se sei stato per settimane o mesi a contatto con i maiali, puoi lavare i vestiti quanto vuoi, l'odore di maiale è sempre presente. But if you have spent months, weeks with pigs, you can wash your clothes all you want, the smell of pigs will always be there. Ti devi spogliare. You have to get naked. E ti devi rivestire. And you have to put clothes back on your devi back. Togliere i vecchi vestiti. You have to put off the old clothes. E metterti i vestiti puliti. And put on new clean clothes, che sono stati puliti col sangue dell'agnello, that were washed by the blood of the l'agnello lamb, di Dio che toglie il peccato the del lamb mondo of God that takes away the sins torna of the a casa world. Go back home. Il Signore ti rivestirà della sua, del suo vestito. God will put his clothes back on you. Il vestito parlava di identità. The clothes speak about identity. Dal vestito tu sapevi chi era la famiglia alla quale appartenevi. Watching the clothes of someone, you could tell exactly what family that person belonged to. Ma poi il padre non gli ha dato solo vestiti e sandali. But the father not only put clothes on his back, also sandals on his feet. Il padre gli ha dato l'anello. And he also gave him the ring. Che parla di autorità. The ring talks about having authority. Perché l'anello spesso aveva il sigillo, il timbro. Because on the ring in those days there was very often a seal. Aveva l'autorità. So having the ring it means he had the authority.